Memorie di un fallito di successo è la storia di Ennio De Concini, ma non è la storia di un uomo, è la storia di una mente dell'uomo, la mente di un uomo del sottosuolo, un uomo alla Fedor Dostoevskij. Io sono un uomo malato, io sono un uomo cattivo, altri mi chiamano pazzo, come diceva il protagonista di Memorie del sottosuolo. Ed è stata la chiave per poter entrare nel laboratorio di questo genio del cinema, 50 anni, un Oscar per Divorzio all'italiano, un Oscar che nascondeva tra i suoi libri perché se ne vergognava. E tutta la sua vita è stata in qualche modo una fuga dal cinema, un modo per scappare, per togliere il nome dalle sceneggiature. Lui che inizia, pensate, come poeta, inizia con Filippo Tommaso Marinetti che lo convince a pubblicare a 18 anni la prima raccolta di poesie e poi diventa caporedattore della Fiera Letteraria e non esce più da questo rapporto con i grandi pittori e i grandi poeti, i grandi scrittori, da Guttuso a Pierpaolo Pasolini. Li ha conosciuti tutti e con tutti è rimasto amico e se li ha portati in giro nel corso del tempo. Ma il cinema è una bestia nera, il cinema per Ennio era, diciamo, lo strumento che inquinava la qualità della scrittura. E questa qualità della scrittura non la recuperi più, così diceva, e tantomeno la recuperi nelle sceneggiature che non erano scrittura per Ennio. Quindi una provocazione intellettuale che mi ha affascinato a tal punto da inseguirlo per 2 anni interi della mia vita nel bunker, come lui lo chiamava, che era il suo studio a Via Stoppani, ai Parioli. Ecco, 2 anni di inseguimenti per raccogliere centinaia e centinaia di ore di confessioni, come fossi un giovane psicanalista con un grande malato. In realtà non era un malato, era un genio. E questa è la storia, in qualche modo, di un uomo che voleva scappare dal cinema, Ennio De Concini. Senti, qual è la differenza tra scrivere un libro e fare un film, o scrivere per un film? Ah, è totalmente una differenza totale. Quando tu scrivi un libro, lo scrivi per te, per esprimere quello che hai, sei come uno di questi personaggi dei Graffiti della Follia, sei allo stato puro. Il contatto è diretto tra te, la pagina e l'eventuale lettore. Il cinema è il contatto tra te e il nulla, un riempito di migliaia di persone che intervengono, che discutono, che vanno dal regista al produttore, all'attore, al doppiatore, al musicista, al montatore, per cui alla fine di te non rimane quasi niente.